La pesca in Italia vive un momento difficile. Meno pesce, metodi intensivi, costi alti e redditi poco competitivi hanno fatto calare drasticamente negli anni il numero degli addetti al settore, ma in alcune marinerie della Sardegna il numero dei pescatori cresce e di molto. Chi esce a mare? Claudio? Io? Lui? Ne altre tre barche su 300 che ce ne sono? Quel pezzo di legno costa 150.000 euro. Ok, adesso io dico una cosa, esce in televisione. Fa fatica. Chi me lo fa fare a me a rischiare? Ma le fanno il dispetto, le rovina la barca. Cosa può essere? Anche me la bruciano. Che la bruciano. Certo che può essere. Questi indennizzi delle servitù militari si è incrementato tutta questa gente che non sono neanche pescatori. Mi possono anche rovinare la barca. Io non posso parlare, adesso sto parlando anche troppo, vero? Qualcuno compra barche, anche 2, 3, 4 barche, mettono equipaggi. Cercano gente anche della zona o anche di fuori, mettono equipaggi e guadagnano questi soldi qua. Dopo il protocollo sulle servitù militari del 99, i grandi poligoni NATO sulla costa garantiscono ai pescatori e ai comuni interessati degli indennizi economici, visto che le esercitazioni impediscono l'utilizzo o il passaggio in alcuni tratti di mare. L'indennizzo è a persona, no? Quanto è? Di che cifre stiamo parlando? Sugli 11.000. All'anno? Più. Sì, all'anno. Quanto prende? Sui 10.000 euro? 10, 11, 12. Dipende dall'attività che fanno. E se anni fa erano pochi i pescatori a chiedere un aiuto, ora la situazione è cambiata. Nel 2014 il totale degli indennizi destinati ai pescatori era salito a 6 milioni e 300 mila euro. Nel 2015 si è passati a 7 milioni 988 mila euro, distribuiti ai 1.255 pescatori interessati dalle limitazioni. Questo è il guaio, che nessuno controlla. Queste barche stanno ferme, non fanno gasolio, non c'è fatturato. Non sono in regola di tutte, eppure non sono controllate, perciò quelli che ci passiamo siamo sempre noi. C'è la norma, è normale che chi lavora è controllato, chi non lavora non è controllato perché c'è l'ormeggiata. Però l'indennizzo lo prende. L'indennizzo lo prende, certo che lo prende. Delle imbarcazioni tipo di Sant'Antioco, persone che magari hanno sempre lavorato a Sant'Antioco si sono spostate qui a Portopino. Perché? Secondo lei perché? Cioè perché qui prendono un indennizzo maggiore. Certo. Uno deve avere però la residenza, una serie infatti, di queste cose si fanno. Ogni anno aumentano 60-70 imbarchi. Sono tanti. E il pesce però? No, il pesce lo prendiamo solo noi che va a mare. Requisito necessario la residenza nel comune della marineria, poi l'indennizzo sarà garantito a ciascun pescatore dichiarato al lavoro. A Teulada, Sant'Annarresi e Sant'Antioco, tra le marinerie con gli indennizzi più alti, nel 2014 si sono registrati 82 nuovi pescatori, oltre 100 nel 2015. Nelle acque di Oristano, invece, nonostante la presenza del poligono di Capofrasca, gli indennizzi sono stati confermati solo quest'anno dopo la battaglia dei pescatori. Ad oggi sono circa 280 le barche da pesca al lavoro in quelle acque, un numero che è diminuito negli ultimi anni, ma ora con la garanzia degli indennizi c'è il rischio che aumenti. Un primo tassello l'abbiamo inserito prevedendo per esempio che l'imbarcazione benefici dell'indennizzo e i pescatori benefici dell'indennizzo quando sono presenti in quella areale almeno da 2 anni.